aspiranti fotografi, buongiorno. Oggi sono qui da solo con la mia Sony e non ho niente con cui fare le comparazioni perché RCA questa settimana non mi ha mandato niente. Se solo ci fosse qualcuno, non so, un fotografo, una persona. Guarda, la desolazione, non c'è nessuno. Ehi, ma c'è una persona. Ciao, tu fai le foto? Sai, perché stavo cercando una persona che avesse la passione per la fotografia, magari anche una X-T2 col 23 mm f2. Stai scherzando? Ma guarda che... Guarda cosa ho qui! Ma com'è possibile? Casualmente sono uscito con una Fujifilm 25 mm. Ah, 25? E perché c'è scritto 23 qui? Perché ne ho aggiunti due. Fantastico, ma dove l'hai presa? L'ho presa da... RCA Foto. Da RCA Foto, che è un posto magnifico dove trovare le migliori macchine fotografiche del momento. E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Beh, dai, magnifico, allora facciamo questa comparazione. Sei pronto? Prontissimo. Oggi facciamo questa comparazione. Prendiamo la nostra Sony con appunto il 28 F2 e la compariamo con il 23 F2. Sono due ottiche leggermente diverse, perché quella corrisponde a un 35 mm, questo è un 28 su full frame. Però diciamo che sono entrambe due ottiche un po' bistrattate, perché spesso sono comparate con le loro sorelle maggiori. Però secondo me sono comunque molto valide. Perciò facciamo un confronto e vediamo tra le due chi vince. Sei carico? Carichissimo, andiamo. Ok, perfetto, partiamo. Allora, parliamo un po' di queste ottiche. Una è un 35, una è 28, quindi sono abbastanza grandangolari. È possibile fare dei ritratti con queste ottiche? Sì. Però, in questo caso, voi vedrete che tante foto sono fatte dal basso e tante sono ritratti ambientati. Questo perché, appunto, il grandangolare si presta molto ai ritratti ambientati, quindi non ai ritratti stretti, diciamo, non ai primi piani, perché se ci avviciniamo troppo potrebbe distorcere. E spesso utilizzo il punto di ripresa dal basso proprio perché... Mentre su una donna la prospettiva dal basso spesso non piace, invece per un uomo secondo me è molto più interessante. Ma tu cosa ne pensi? Io penso che hai sempre ragione. Ah, vedi perché mi piace lavorare con te, vedi? Allora, non so se si nota, ma sta succedendo una roba fighissima. Praticamente cosa succede? Che abbiamo questa backlight, che praticamente è il sole, vedete che penetra da quelle due strutture e arriva su questa parte del suo viso, vedete, lo illumina di lato. Benissimo, esattamente lì. Ma lui è molto illuminato anche davanti. Com'è possibile questa cosa? Non so. Te la spiego subito, caro amico mio. Vedete lì? Quei vetri riflettono la luce che torna indietro e fanno praticamente come se fosse un pannello riflettente. Noi abbiamo questa luce che arriva da qua che illumina questa parte del viso e l'altra che gli illumina la spalla ed è davvero un effetto molto bello. E adesso proviamo a giocare un po' con la composizione sfruttando le linee delle pareti dietro. Abbiamo scelto l'orario giusto, caro il mio David. Sì. Altra cosa, allora adesso abbiamo invertito i ruoli, quindi ho messo lui in favore di sole, perché mi piaceva il fatto che, vedete, c'è questo spiraglio di luce, vedete, questo qui, che sfrutterò per illuminare lui e dietro, visto che ci sono anche un po' le prospettive, le forme, utilizzerò quelle per appunto comporre l'immagine. In più, spostando David, vieni più in qua, ancora un poco... Ok, vedete che praticamente il suo viso è illuminato per metà. Ora, la linea purtroppo non è molto netta. Comunque un po' l'effetto si vede, potremmo sfruttare anche questo. Oggi giochiamo molto con le geometrie e giochiamo anche a far sì che il soggetto abbia come cornice tutto il nostro sfondo praticamente. Allora, va detto una cosa. Nonostante le ottiche siano leggermente diverse per distanza focale, infatti una è un 28 e l'altra è 35, in realtà poi questo si ripercuote molto nella fotografia, tant'è che spesso, soprattutto nelle foto che vedete adesso, visto che David era messo ai bordi dell'immagine, col 28 l'ottica distorceva parecchio. Perciò sono stato più distante e poi ho dovuto ricropparle per far sì che assomigliassero a quelle del 35. Ve le faccio vedere in entrambi i modi, diciamo non croppata e croppata, così potete vedere un po' la differenza.
differenza. Diciamo che stando un po' più distanti e poi croppando l'immagine, questa distorsione non si vede tantissimo. Invece ai bordi a 28 sì, la distorsione è evidente. Infatti la faccia di David è un po'... Una cosa che mi piace fare molto spesso è sfruttare le zone di luce e ombre un po' a mio favore. Ovviamente qui, avendo solo la possibilità di sfruttare questo angolo e comunque non essendoci tantissimo altro, proviamo comunque a farlo facendo sì che David lo mettiamo in luce e poi sfruttiamo le zone d'ombra. Ovvio, abbiamo soltanto un obiettivo a disposizione e questo riduce molto la possibilità di sperimentare. Dobbiamo cercare di non prendere troppe cose. Se iniziassimo a prendere anche lo sfondo lì piuttosto che questa vetrina, sarebbe tutto meno interessante. Allora cerchiamo di stringerci un po', però non troppo, perché troppo vicino l'immagine si... distorcionizza. La risposta giusta era distorce, ma... distorcionizza. Ok, come ultima location abbiamo scelto qui, c'è una sorta di vasca, non so, triangolare, che però presa da qua ho provato, ma col 28 prende troppe macchine, troppo sporco e quindi non va bene. Allora ho fatto sedere David qui e volevo farvi riflettere su una cosa. Vedete, questa struttura in realtà è molto poco interessante vista dall'alto, ma vista dal basso ha tutta un'altra prospettiva e risulta più bella e anche in fotografia risalta tantissimo, quindi la sfruttiamo in questo modo. Poi pensavo di fare un po' di foto a David qui, poi lo faccio salire qua sopra e proviamo qualcosa di più dinamico, magari non so, tipo qualcosa in movimento, vediamo un po' cosa fare, insomma così. Esattamente una roba del genere, di modo insomma da provare un po' di cose. Sei carico, amico mio? Carichissimo! Benissimo! Ok, cari amici miei, abbiamo finito l'esperimento sociale. Volevo dirvi un paio di cose al volo. Allora, innanzitutto, personalmente io preferisco scattare molto di più col 35 piuttosto che col 28, perché il 28 è un po' sfatonzi. Quindi, capite, non amo troppo le distorsioni, perciò il 35 per me è un'ottica ideale, invece il 28 rimane un po' troppa. Fatonzi. Esatto. Questo non ha a che fare con le macchine o con i JPEG delle macchine, è semplicemente proprio una questione di ottica. Detto questo, comunque, i file sono molto interessanti entrambi, ma diteci quali sono i vostri preferiti e anche qual è la foto preferita in assoluto. La tua qual è? La mia è quella che faccio così. Ok, votate qual è la vostra foto preferita. Grazie David per essere stato con noi. Grazie a te e spero che ci sarà modo di collaborare ancora, perché sei un grande fratello. Hai capito cosa si fa per i soldi? Cosa si fa per i soldi? Ringraziamo RCE che ci ha prestato la XT2 con il 23mm f2, così da poterlo provare insieme e fare questo confronto. Vi vogliamo bene. Grazie mille le. E noi ci vediamo presto con un nuovo... aspiranti fotografi. Bastava dire video. Con un nuovo video. Un po' sfatonzi. Le. Ciao da Roberto, ciao.